Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di Kyle Dolph. Io sono Kyle. Io sono Dolph. E ci ritroviamo nelle news settimanali. E dai, che è un'altra settimana e si arriva a maggio. Allora, cominciamo subito con le uscite di questa settimana. Sono usciti diversi giochi particolari. Partiamo con Deformers, titolo multiplayer con arene dal gameplay rapido e bizzarro, in cui controlleremo dei mostriciattoli, cicciotti e pacioccuni. Siberia 3, di cui abbiamo già parlato, è finalmente arrivato. Un classico titolo d'avventura all'interno di un ambiente mondano, tutto da esplorare. Il primo episodio di Guardiani della Galassia di Telltale è ora disponibile, anche per mobile, insieme alla sua bellissima componente narrativa. Infine, c'è Wonder Boy di Dragon's Trap. Si tratta di un remake dell'omonimo titolo del 1989, un bel platform in stile Metroidvania, in cui il protagonista è stato trasformato in un mostro metà umano e metà lucertola. È arrivata la prova gratuita su PS4 e Xbox One per Portal Knights. Questa permette ai giocatori di farsi un'idea sul gioco, che verrà rilasciato il 19 maggio. Ricordiamo che su PC era disponibile ad accesso anticipato già da tempo, ma tralasciamo. La cosa che ci attira più di tutte è il co-op locale, sinceramente. È possibile giocare online se preferite, in modo da unire le forze per fare esperienza, esplorando dungeon e sconfiggendo mostri. Insomma, il solito giochino visto e rivisto, ma siccome qualsiasi cosa è più bella se fatta insieme, lo proveremo in un video, magari. Un possibile remake di Nier. Nier Automata ha avuto un successone, tanto da portare Yoko Taro, game designer della saga, a parlare di un possibile remake. Durante uno streaming su Famitsu è stato interpellato sulla questione, rispondendo che sarebbe più che disposto a farlo se avesse un budget in grado di permetterglielo. Niente di ufficiale, ma sarebbe bello se Square Enix l'accompagnasse in questa direzione. Bandai Namco registra il marchio Pac-Man Maker. Negli ultimi giorni Bandai Namco ha registrato diversi nuovi trademark, tuttavia uno in particolare ha creato scalpore, che è Pac-Man Maker. Viene da pensare ad un titolo che dovrebbe riprendere quanto fatto da Nintendo con Super Mario Maker. Un editor di livelli di Pac-Man per giocare e sfidarsi, sicuramente con qualche nuova meccanica. Non possiamo fare altro che aspettare conferme, oramai. Sono iniziati i lavori di motion capture per The Last of Us 2. Ashley Johnson, attrice nota per aver interpretato Ellie in The Last of Us, ha pubblicato una foto che testimonia l'inizio dei lavori di motion capture per The Last of Us 2. La foto vide l'attrice in compagnia di Troy Baker, attore che interpreta Joel ed ha già lavorato a Uncharted 4 nei panni di Sam Drake, fratello di Nathan. Un duo interessante, chissà cosa ne uscirà fuori. Non abbiamo dubbi sul fatto che siano esperti nel settore, visti i lavori precedenti. C'è un DLC gratuito per Super Bomberman R. Konami ha rilasciato un DLC gratuito di Super Bomberman R che include 4 nuovi stage per la modalità battaglia e 2 nuove serie di accessori accessibili mediante le gemme acquisite nel gioco. Inoltre, ora potremo sperimentare le battaglie a 60 fps e scegliere il livello di difficoltà dell'intelligenza artificiale. Fino a quando è gratis, tutto stupendo. Poi c'è Konami che... questa è una bella news che vorrei annunciare io. Nel gioco di Yu-Gi-Oh! Duel Links per il telefono ha regalato 100 gemme ad ogni utente per il lancio in Corea. Il creative director di Rime ha pianto leggendo i commenti sul suo gioco. Notizia triste, molto triste. Non tutti stanno attraversando un periodo da gioco dell'anno con tutti i 10 e acclamati dal pubblico. Peter Moore, grande volto di Electronic Arts, ha abbandonato l'industria videoludica con un importante monito: odiate meno chi crea videogiochi. Adesso invece scopriamo del triste destino capitato a Tequila Works, sviluppatori dell'indie Rime. Prima annunciato in esclusiva PlayStation 4, è scomparso dai riflettori per anni, prima di essere riannunciato in veste di multipiattaforma. Girava la voce che a causa del loro lavoro insoddisfacente, Sony avrebbe reciso il contratto e i fondi per lo sviluppo. Queste le sue parole. Se avessi letto i commenti delle persone già anni fa, probabilmente questo gioco non sarebbe neanche esistito. Ho recuperato circa 2 anni e mezzo di commenti su NeoGAF e ho pianto per quasi 2 giorni. Le persone possono arrivare a odiare qualcosa solo perché lo amano troppo. E no ragazzi, dai. È uscito il nuovo trailer di The Surge. Si mostra un combat trailer, per essere precisi. Il protagonista è il sistema di combattimento, frenetico e tecnico.
possiamo benissimo notare le minacce che ci attendono, con tutta la loro brutalità. Viene messo in chiaro anche il sistema di recisione degli arti, discusso nello scorso video. Inutile dire che ricorda tantissimo Lord of the Fallen, e quindi il caro e vecchio Dark Souls. Anche l'interfaccia è parecchio simile, con tanto di gestione della stamina. Ed ecco un altro trailer e informazioni su Star Wars Battlefront 2. In occasione della Star Wars Celebration, Electronic Arts e DICE hanno rivelato in via ufficiale Battlefront 2, accompagnando l'annuncio con la pubblicazione del trailer. Introdurrà una nuova campagna single player. Avete sentito bene, ci sarà la tanto agognata campagna, nella quale i giocatori vestiranno i panni del comandante Hideo Versio, o Hideo Kojima, impegnata nella guida di un'unità speciale dell'Impero Galattico, nota come Inferno Squad. Nella modalità multiplayer saranno incluse battaglie presenti in tutte le più importanti ere di Star Wars. Dalla guerra dei cloni al conflitto scatenato dal Primo Ordine, passando ovviamente per la guerra civile galattica. Durante gli scontri si possono controllare vari eroi come Luke Skywalker, e i match potranno contare fino a 40 giocatori in contemporanea. La data d'uscita è il 17 novembre. Bandai Namco annuncia ufficialmente Code Vein. Tramite le pagine di Famitsu, sappiamo che è al lavoro su Code Vein, titolo che era stato anticipato da un breve teaser divulgato nel corso della scorsa settimana. Avevamo parlato di lui in modo poco chiaro, adesso abbiamo alcune informazioni di cui poter discutere. Il team di sviluppo che si sta occupando di Code Vein è lo stesso di God Eater. In un futuro non troppo lontano, un misterioso disastro ha portato al collasso del mondo come lo conosciamo. In questo complesso action RPG, i giocatori dovranno assumere il ruolo di un re di vivo. I re di vivi avranno accesso ai Blood Vial, i dispositivi in grado di succhiare il sangue dei nemici e potenziare le loro abilità. Ricorda parecchio le meccaniche di God Eater, infatti. Non vediamo l'ora di saperne di più. Ed è finito tutto, da Kyle è tutto. Da Dolph è tutto. Alla prossima.